Cari telespettatori, buonasera. Oggi vi parliamo della Valle Caudina, una fiorente realtà territoriale della provincia di Avellino, a cavallo con la provincia di Benevento. Questa disparità territoriale ha dato origine ad una iniziativa che per la verità rimonta a molti anni fa, e che oggi si è tradotta, sia pure in delle forme diverse dal pensiero originario, nell'unione della Valle Caudina. A Montesarchio si sono riuniti diversi sindaci, hanno brindato, hanno festeggiato, c'è stata una certa solennità per questa manifestazione, si recuperava un minimo, diciamo, di accordo tra i vari campanili della valle. Ed era presente a questa manifestazione l'avvocato Alfredo Marro, che vi presento, che è il direttore del Caudino, il mensile che da anni sta seguendo questa iniziativa che si è realizzata, come vi dicevamo, nel centro Sannita di Montesarchio. Allora, direttore, quanti comuni erano presenti a Montesarchio? Allora, i comuni che hanno aderito rispetto ai 13 della Valle Caudina erano soltanto 8, però c'è stata l'intesa con gli altri sindaci, che sono poi quelli di Paolisi, Arpaia e Forchia sul versante del Partenio, Moiano e Bucciano sul versante del Taburno, i quali non hanno ancora deliberato l'adesione, però sono impegnati, almeno pubblicamente hanno fatto la dichiarazione di essere disponibili ad entrare in questa unione dei comuni che poi costituisce la città caudina e quindi dovrebbe crearsi, perché questo poi è uno dei limiti, almeno allo stato attuale, della città caudina che si è costituita, perché manca la continuità territoriale che si fermerebbe a Paolisi per un verso e per l'altro verso si fermerebbe a Moiano. Il che significa che un eventuale programma di sviluppo del territorio registrerebbe degli stop dovuti proprio alla mancata adesione di questi comuni. Però anche nella cerimonia di firma del atto costitutivo dell'Unione dei Comuni che costituiscono la città caudina, pubblicamente qualche sindaco ha dichiarato che non ha niente in contrario. Anzi, è favorevole ad aderire alla città caudina. Quindi probabilmente entro dicembre si sarà definita anche la procedura dell'adesione di questi altri 5 comuni e si completerà quello che è il territorio della città caudina. Ecco, ma che cos'è la città caudina? Allora, su questo per la verità c'è una qualche confusione alimentata, credo, da una mancanza di precisione rispetto alle finalità e agli obiettivi che la città caudina si propone. Per il momento la città caudina si propone di gestire in comunione tra tutti quanti i comuni che aderiscono i servizi primari, prima per elevare la quantità e poi per ridurne i costi. Un poco per la verità questa scelta è obbligata perché è imposta dalla legge dello Stato, la quale ha costretto i comuni che hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti a consorziarsi per poter gestire insieme questa. Un altro poco dipende dalla volontà politica che però ha origini lontane, ma che non è stata sviluppata bene rispetto e alle finalità e rispetto anche agli strumenti ai quali poi bisogna ricorrere per poter raggiungere questo obiettivo. Il dato Senta. positivo è che comunque questa discussione sulla unità della valle, che già apparteneva alla cultura degli anni 50-60, sostenuta da Carmelo Castaldo a Montesarchio, dal senatore Tanca, è stata poi ripresa dal nostro giornale e rilanciata in maniera forse molto più estesa, è un punto di coagulo per il momento di tutti quanti i sindaci, che è un fatto positivo, anche se le lacune e le riserve non mancano, ma credo però che su questo si potrà misurare successivamente la capacità
degli amministratori che hanno realizzato questa unione dei comuni. Ecco, diciamo che tra Unione della Valle che si è realizzata e Unità della Valle c'è praticamente una diversità di concetti, nel senso che l'unione è praticamente un'unione amministrativa. L'Unità della Valle era anche un'unione territoriale. Perché l'Unità della Valle Caudina non si è realizzata? Allora, l'Unità della Valle Caudina non si è realizzata perché la divisione prima del territorio della valle in due circoscrizioni provinciali è stata fatale, non solo, ma la parte più incidente e più autorevole era quella rappresentata dalla deputazione irpina nell'ambito del Parlamento, e quindi chi doveva favorire in un certo senso l'adesione a questa unità politica della Valle Caudina doveva essere anche la deputazione irpina, se non che per un motivo elettoralistico, per un calcolo per la verità che è molto basso, pensando di perdere qualche preferenza, non si sono mai interessati, non solo, ma hanno fatto un po' i maestri che volevano insegnare come impostare o come fare per arrivare all'unità della Valle Caudina, ma sostanzialmente erano motivazioni pretestuose perché nessuno della deputazione irpina, che ha rivelato per la verità una miopia dal punto di vista gestionale, non volevano e non avevano intenzione di favorire questo processo di unificazione della valle. D'altra parte, noi teniamo un esempio di un comune che si trova nella cinta del territorio della Valle Caudina, che è Tufara Valle. Beh, di Tufara Valle l'unico che ha avuto la lungimiranza di proporre una legge per l'unificazione del territorio, che è diviso per il momento in cinque diversi comuni, è stato Fiorentino Sud. Ma nessun altro ha avuto il coraggio di pigliare la posizione rispetto a questa scelta, che poteva essere realizzata, credo, senza nessuna spesa dal punto di vista dell'operazione, ma soprattutto con grandi benefici di tutti quanti i cittadini che vi abitano, che oggi non sanno più a che santo votarsi, perché la divisione comporta delle conseguenze che sul piano gestionale sono per la verità paradossali. Se pensi che dal punto di vista della delimitazione basta un metro in là o un metro di qua per poter far scattare la competenza del Tribunale o di Avellino di Benevento o della Pretura di Avellino o della Pretura di Benevento, e quindi crea un'ambascia eccezionale. Però nonostante questo non c'è stata la capacità di guardare lucidamente a questa proposta, e credo che la stessa cosa abbiano fatto anche con l'unificazione politica della Valle Caudina. Ecco, diciamo per i nostri telespettatori, questa è una televisione regionale, quindi non tutti sono tenuti a sapere il criterio geografico che presiede a queste cose, che la Valle Caudina è una valle territorialmente ben definita, che si vede, sta nel cavo di una mano, è praticamente una valle di snodo tra la provincia di Caserta, Napoli, un certo retroterra, e diciamo la Puglia da quest'altra parte con Benevento, che è Valle Caudina, che nonostante questa unità territoriale è divisa fra due province, fra la provincia di Avellino e la provincia di Benevento. E come diceva poco fa l'avvocato Marro, non è stato possibile realizzarlo molto per la miopia dei politici della provincia di Avellino, i quali non hanno dato impulso, spinta. Non si è riusciti a superare il piccolo orticello territoriale, elettorale. E quindi praticamente la situazione è rimasta tale. Quanti abitanti fa la provincia, fa il territorio? Complessivamente, al netto ovviamente delle amplificazioni, molto spesso delle esagerazioni, sono intorno ai 50.000 abitanti. 50.000 abitanti che però hanno molti punti in comune, ma anche, diciamo, una capacità di dividersi sul piano campanilistico, perché in tanti anni, nonostante i tentativi, non si è mai riusciti a definire
un piano di sviluppo territoriale comune, per cui si è arrivato all'assurdo che in un piano regolatore generale a confine tra Cervinara, San Martino, Rocca Bascellana, Montesarchio e Rotondi, l'uno prevedeva a confine l'insediamento urbano e un altro prevedeva addirittura l'industria, l'insediamento industriale. Quindi questo creava una difficoltà ed è stata uno dei motivi per i quali poi non si è realizzato nessun passo avanti rispetto all'unità politica della Valle Caudina, perché l'unità politica avrebbe richiesto un esame della capacità di sviluppo dei singoli comuni, privilegiando ovviamente quelli che hanno una certa vocazione e privilegiando gli altri che non possono essere considerati come delle colonie, per cui ciascuno nel momento in cui si è trovato di fronte a una possibilità di ottenere un finanziamento o di ottenere un contributo per lo sviluppo di un progetto ha rinunciato alla unione o al rapporto con gli altri comuni, ha pensato al piccolo cabotaggio del suo paese, creando già condizioni di incomunicabilità tra i rappresentanti dei due comuni. Quindi questo è stato un motivo di divisione, ma il motivo di divisione viene anche da lontano, perché per la verità da noi è mancata la cultura dell'aggregazione dei comuni. Io sto dicendo che ci stanno delle regioni e dei comuni che in altre regioni, specialmente del nord, hanno sviluppato la unione dei comuni su termini diversi che potevano essere presi ad esempio o almeno potevano essere studiati nei loro statuti di come si sarebbe potuto fare meglio l'unione dei comuni della Valle Caudina. Purtroppo questo non è stato fatto. Senta, è la statale 7, l'Appia, che praticamente divide le due parti, la provincia di Avellino e la provincia di Benevento. Diciamo che per i nostri telespettatori che in questo periodo, in questo lasso di tempo, la Valle Caudina è interessata da alcune opere pubbliche molto importanti che dovrebbero ad un certo momento incidere anche su quello che è il rapporto con la provincia di Avellino e con la provincia di Benevento. E intendo riferirmi alla Piano d'Ardine Paolissi, la strada che dovrebbe collegare in brevissimo tempo la Valle Caudina con Avellino, il che farebbe maturare in un certo senso una situazione diversa rispetto a quello che è attualmente, perché attualmente la Valle Caudina in 10 minuti sta su Benevento, mentre per arrivare ad Avellino ci vogliono 40 minuti, insomma 28 chilometri, 30 chilometri, 40 minuti è tanto. Con la Piano d'Ardine Paolissi i tempi di percorrenza si accorcerebbero enormemente. A che punto si è con questi lavori, direttore? Allora, dal punto di vista dei lavori, credo che si sta completando il lotto, per la verità, che arriva a Rocca Bascellana e probabilmente si è ottenuto, dico probabilmente perché tante cose a livello regionale decise vengono poi revocate, è stato finanziato anche il terzo lotto, il quarto è in corso di finanziamento. Il problema però il terzo lotto dovrebbe arrivare ad Altavilla e il quarto lotto dovrebbe arrivare a Piano d'Ardine. Il problema è che molto spesso le amministrazioni locali non vogliono manco in questo caso penalizzare i sindaci o gli amministratori, ma qualcuno che si ritiene di rappresentare, che so, un ente qualsiasi come i Verdi, il WWF o qualche altro ente, per ogni piccola cosa ricorre al Tribunale Amministrativo. E noi abbiamo avuto il blocco di cantieri per 4-5 anni rispetto a questo tratto di strada che adesso si sta completando, perché bisognava aspettare la sentenza del TAR che non si decideva a riconoscere la legittimità del tracciato che aveva fatto ovviamente il progettista. E quindi, oltre alla difficoltà e alla burocrazia ministeriale e regionale, che molto spesso ritardano e rinviano provvedimenti che potrebbero essere adottati in tempi brevi, c'è anche quest'altra resistenza, perché noi purtroppo paghiamo le conseguenze di un falso concetto della democrazia, per cui tutti quanti ritengono di poter partecipare alle decisioni
pensando che la scelta individuale, personale, fatta secondo criteri propri, sia sempre a vantaggio della collettività, e nessuno pensa che la collettività può avere interessi diversi da quelli che può avere il singolo cittadino. E siccome c'è una disponibilità da parte di alcuni gruppi, da parte di alcuni partiti, a mettere sempre quello che si dice il bastone tra le ruote, probabilmente noi scontiamo le conseguenze di questo atteggiamento, che ha già compromesso molto spesso lo sviluppo nostro. Io devo ricordare qui per l'entusiasmo che provocò la proposta sostenuta da Mino Izzo quando era senatore della Repubblica di un bredella dell'autostrada che potesse ovviamente attraversare la Valle Caudina e superarla per poter poi ricongiungersi all'autostrada di Benevento e quindi sviluppare il rapporto tra la parte nostra con l'immissione verso l'Adriatico. Purtroppo finanziato l'opera, fu poi soggetto a revoca questo finanziamento e da allora non se ne è più parlato. Ci fu, bisogna dire, l'opposizione da parte di alcuni comuni del Casertano che ovviamente avevano interesse a mantenere lo status quo, per cui si contestò il progetto perché si diceva, o almeno l'idea progettuale, perché si diceva che il ponte che avrebbe dovuto attraversare tutta quanta la valle costituiva uno scempio e quindi una disarticolazione dell'ambiente, per cui non si riteneva opportuno farlo passare. Dopodiché la cosa è caduta nel dimenticato e è passata in cavalleria. Ecco, a questo proposito vorrei ricordare che la Valle Caudina è attraversata da una ferrovia molto importante, che è la ferrovia Benevento-Napoli. I tempi di percorrenza sono da Benevento a Napoli un'ora circa. C'era stata un'idea di praticamente intervenire sul salto, diciamo, di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, in modo che praticamente la ferrovia non facesse un giro molto largo, ma restringesse il percorso. Che fine ha fatto quel progetto? Allora, se ne è discusso molto e il progetto, secondo i tecnici dell'ente ferrovia, il percorso preferito era quello della Valle Caudina, perché accorciava e accorcia di un'ora circa il percorso, però bisognava che la Valle Caudina avesse la rappresentanza parlamentare autoritaria e autorevole per poter ovviamente sfondare su questa idea. Che cosa è successo? Che nel progetto dell'alta velocità si è ritenuto che potesse passare per il Telesino e quindi aggirando tutta quanta la parte della Valle Caudina, alle spalle della Valle Caudina passa questa linea ferroviaria dell'alta velocità che non tiene conto di due cose. Prima, del costo che va ovviamente a incidere sul complessivo dell'opera, e secondo che il percorso si allunga per lo meno di un'ora. Però non basta avere questa preesistenza e questa condizione di vantaggio, se non c'è chi riesce a farla valere nelle sedi ministeriali dove si decidono ovviamente certe cose. Il sindaco di San Martino a suo tempo tentò di fare una sorta di comitato per sostenere questa esigenza, per rappresentare, allora c'era qualcuno che si impegnava su questi temi. Poi ovviamente incominciarono le divisioni, da una parte gli ex parlamentari, dall'altra parte i partiti di non governo che non condividevano la scelta. Si finì per arenarsi il dibattito su della contestazione senza riuscire però a sfondare questa operazione che poteva essere vantaggiosa per la Valle Caudina. Oggi vediamo la ferrovia. D'altra parte il nome di Cartone spiega tutto rispetto anche ai tempi di percorrenza e ai ritardi che accumula. La ferrovia, anziché essere potenziata, ormai è svilita, perché anzitutto la domenica le corse non ci stanno più, ce ne stanno soltanto un paio che non servono a niente e che sarebbe bene eliminare addirittura, perché chi si illude di avere il treno tra Benevento e Napoli va poi a vedere alla stazione, non c'è, e quindi resta delle 6 mesi, si dice non c'è proprio, perché il treno, le corse la domenica vengono soppresse, sta più tranquillo perché si arma e va a finire di ricorrere ai pullman per potersi spostare. E dal punto di vista poi delle stazioni che sono abbandonate a se stesse, noi abbiamo fatto un pezzo
proprio in questo, su questo numero del giornale cartaceo che sta per, in stampa, per dire che la stazione di Cervinara, e parlo della stazione di Cervinara ma non credo che sia l'unica, è una stazione che ha la immagine del degrado, ma non di un paese civile, ma di un paese arretrato che non può essere consentito in una comunità come la nostra. Senta, un'altra arteria molto importante della Valle Caudina è la Fondovalle Sclero, che dovrebbe andarsi a congiungere con la Telesina e che porta ad un certo momento ad una, chiamiamolo ammagliamento, ad una rete abbastanza importante per quanto riguarda i trasporti su strada. A che punto è? Allora, la Fondovalle Sclero, Sclero, per la quale hanno fatto ultimamente il taglio del nastro per l'avvio e l'apertura del cantiere, che dovrebbe essere l'ultimo, che sono i 3 chilometri che dovrebbero essere una volta per tutti completati, certamente dà un grande contributo al rammagliamento dell'asse viario della Valle Caudina e apre degli sbocchi verso l'autostrada che prima ovviamente non si potevano concepire. Però, per dare l'idea di che cosa è successo, perché sono tanti anni che si sta parlando di questa Fondovalle Sclero, bisogna sapere che la strada ha attraversato una zona ad alto insediamento dei Sanniti, no? E ogni volta che viene fuori un tufo, una pietra, un sasso, si bloccano i lavori, perché ovviamente la sovrintendenza non vuole che si proceda senza che ci sia la sicurezza del recupero del patrimonio artistico che è sepolto là sotto. E sono 25 anni che stiamo aspettando proprio per questo motivo. Allora, quello che potrebbe essere un vantaggio rappresentato dal patrimonio artistico diventa invece una palla di piombo al piede per il proseguimento dei lavori. Ora però questa operazione, questa difficoltà dovrebbe essere stata superata, perché ripeto, nel mese scorso hanno fatto l'inaugurazione, il taglio del nastro, quindi l'inaugurazione del cantiere che dovrebbe concludere finalmente questa lunga odissea della Fondovalle Sclero. Senta, l'ultima domanda che mi intriga un po'. La Valle Caudina è a 10 minuti da Benevento. Quanto ha inciso l'Università del Sannio sulla Valle Caudina? Per la verità è stata una mezza delusione, perché dal punto di vista del rapporto con la Università del Sannio non c'è stata nessuna iniziativa da parte degli amministratori comunali. Teniamo presente che Montesarchio si trova praticamente a 15-16 chilometri da Benevento, e quindi potevano sorgere anche delle strutture abitative per gli studenti che potevano tranquillamente essere messi in condizione di raggiungere attraverso una meta o attraverso altre forme di raccordo, di collegamento stradale con la università. Invece non se ne è fatto niente, non solo, ma anche la disponibilità di qualche docente universitario al quale noi avevamo chiesto la pazienza di venire a fare una qualche lezione o tenere qualche lezione al di fuori del corso universitario, che pure si era dichiarato disponibile, non ha trovato il consenso o l'accordo o il sostegno da parte di tutti quanti gli amministratori, perché è chiaro che un'iniziativa del genere, anche se la può gestire solo ed esclusivamente una comunità e quindi un gruppo di amministratori, non può far carica e non può gravare solo ed esclusivamente su un'associazione come la nostra, e quindi nemmeno questo siamo riusciti ad ottenere. Noi abbiamo tentato di fare, anzi abbiamo fatto per la verità dei corsi ai quali abbiamo invitato il professore Pecora, docenti dell'Università del Sannio, che sono venuti, però poi la continuità non siamo riusciti ad assicurarla, perché è mancata quella che era la collaborazione da tutti quanti i comuni che potevano creare un punto di riferimento per l'Università del Sannio all'interno della Valle Caudina, ed è questa anche un'occasione che si è persa per lo sviluppo anche culturale della nostra comunità. Senta, che avvenire alla valle? Io sono fiducioso che qualche cosa si riesca a muovere se l'Unione dei Comuni della città caudina riusciranno a mettersi in testa che non possono improvvisare programmazioni, né possono improvvisare scelte di sviluppo del territorio sulle quali manca competenza specifica. Io porto sempre ad esempio
gli atti che si sono consumati con la massima buona volontà e con la massima predisposizione per ottenere un qualche risultato, ma che poi si sono rivelati un fallimento. Mi riferisco alla polizia intercomunale di tutti quanti i comuni della Valle, i quali avevano costituito questo corpo di polizia municipale intercomunale nella speranza di poter attuare il primo caso di gestione comune di un servizio. Però non hanno fatto i conti con la realtà territoriale, che è molto estesa, non hanno fatto i conti con il limite dell'organico dei vigili, perché tutti quanti i comuni della Valle hanno un'insufficiente dotazione di organico, perché tutti quanti quelli che sono andati in pensione per effetto di questa austerity non possono essere ovviamente rimpiazzati. Conseguenza, le insufficienze di un comune sommate alle insufficienze degli altri comuni non possono mai costituire una sufficienza. Non hanno tenuto conto di questo, lo hanno fatto sulla carta, però non hanno potuto attivare questo corpo di polizia intercomunale. Ecco, se si evita l'errore di ritenere che c'è una capacità di poter programmare lo sviluppo del territorio rispetto a ipotesi di sviluppo che avevano visto coinvolto Aldovella con la città circolare, altri che si sono impegnati e non sono riusciti ad ottenere un risultato nonostante il progetto avesse una sua valenza scientifica indiscutibile, a maggior ragione non lo potranno fare se si fermeranno ad essere autonomamente programmatori e anche gestori del programma che vorranno fare. C'è bisogno di specializzazione, di tecnici, di esperti che facciano il lavoro di programmare e di sviluppare un'ipotesi della Valle Caudina e su quella poi confrontarsi per poter realizzare l'obiettivo di una unione che adesso può essere limitata solo alla gestione amministrativa, ma che può essere anche la premessa per una unità politica della Valle Caudina. Abbiamo concluso qui la nostra conversazione col direttore del Caudino Alfredo Marro. In conclusione ci sembra di dover dire che questa unione con lo statuto che sarà formato via di seguito deve riempirsi di contenuti al di là di quelle che sono le affermazioni generiche dell'ambrosonu, dell'abbracciamoci, del volemoci bene, siamo tutti caudini. Quindi riempire di contenuto lo statuto, studiare attentamente la cosa e soprattutto, a mio modo di vedere, guardare un po' all'Europa, che non farebbe male, perché le due province, Avellino e Benevento, che sono divise, ricadono proprio nell'ambito delle iniziative europee, cioè di riammagliare i territori. Quindi le due, la deficienza di essere divisi in due può diventare una forza, può diventare proprio lo stimolo per progetti unitari che potrebbero significare ad un certo momento un grande sviluppo per la Valle Caudina. Quindi guardare un po' all'Europa in questa ottica di riammagliamento di due province. Grazie per l'ascolto, grazie al regista Francesco Lignini per la collaborazione tecnica. A voi tutti buonasera.